Parecchie novità in arrivo per l'ultima settimana di settembre, dagli aiuti per le bollette al bonus benzina, fino al reddito di cittadinanza e il supporto formazione e lavoro. Ma andiamo con ordine. È stato fissato per lunedì 25 settembre il Consiglio dei Ministri che dovrà deliberare sul nuovo decreto energia. Come si legge dalla bozza del decreto, quindi sempre asterisco al suo posto, tra le misure attese le proroghe degli interventi contro il caro bollette, la proroga dell'IVA al 5% per metano e gas. Inoltre ci sarà una sostituzione. In pratica, al posto del contributo fisso che sarebbe spettato all'aumentare dei prezzi del gas, ci sarà un contributo straordinario per l'energia elettrica per le famiglie che ricevono il rispettivo bonus sociale. Non solo, sembra trovare conferma anche il mini bonus benzina o carburante, che però non sarà un bonus a sé stante, ma avrà la forma di un potenziamento della carta spesa dedicata a te. Infatti, sempre come si legge dalla bozza del decreto, questo bonus sarà dedicato proprio a quelle famiglie cosiddette meno abbienti che hanno già ricevuto il bonus spesa da 382,50 euro. Nello specifico, tra le cose acquistabili con la carta ci saranno anche i carburanti. Per quanto riguarda l'importo, si tratterà di circa 100 milioni di euro da ripartire per le 1.300.000 famiglie beneficiarie della carta dedicata a te. Facendo una divisione, si tratterebbe di circa un'ottantina di euro a famiglia. Inoltre, sempre secondo la bozza, l'arrivo di questo bonus sarà condizionato da un ulteriore decreto che dovrà arrivare entro un mese. A conti fatti, più o meno la stessa tempistica che era stata prevista per l'eventuale ricarica delle carte spesa dedicata a te, che sarebbe accaduta solo ed esclusivamente se fossero avanzati dei fondi. Però, sempre per il 25 settembre, sono previste anche le elaborazioni del reddito e della pensione di cittadinanza per la ricarica ordinaria del 27, sempre a meno di sorprese. Questa ricarica rappresenterà la settima ed ultima del 2023 per circa 17.000 nuclei familiari che, in teoria, dovrebbero rientrare nel supporto per la formazione e il lavoro, nonostante le domande al momento faticano a decollare. Ad oggi se ne contano quasi 70.000. Tuttavia, da una recente analisi di INPS e Ministero del Lavoro, risulta già che circa 15.000 occupabili esodati dal reddito di cittadinanza non potranno rientrare nel supporto per la formazione e il lavoro, a causa dei requisiti di accesso più stringenti rispetto a quelli dell'RDC, a partire dal valore dell'ISEE, che scende da 9.360 a 6.000 euro. Perciò INPS e il Ministero del Lavoro hanno aperto un dossier per valutare alcune soluzioni che potrebbero concretizzarsi in misure ad hoc per questa platea, oppure in un ammorbidimento dei requisiti, senza considerare la possibilità di presentare un ISEE corrente se vi sono i requisiti necessari. Infine, prima di salutarci, per il 28 settembre sembra prevista la firma del patto antinflazione, che dovrebbe partire dal 1 ottobre fino al 31 dicembre e dovrebbe garantire prezzi più bassi o comunque bloccati sui prodotti di prima necessità, non solo alimentari. E detto questo, io ti ringrazio per aver guardato fin qui, sono Giulia di Radio UCI e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!